songs and need to take no medication. They don't know what's right. They just wanna make it through the night. Anch'io, sai, 12 sono mesi là. Anch'io. Sei sicula, quindi un sangue caliente. Sì, sì, super sicula, più sicula non si può. Quasi al vertice, perché sono nata a Modica, quindi in provincia di Ragusa. Sì. Dico a Siracusa. Sì. E basta, sì, sì, poi l'estate qui, diciamo, nonostante tutte le difficoltà che conosciamo bene, tutto sommato è andata, sta andando benino, dai. Dai, va bene, siamo un po' in salita, anche a livello musicale, qualcosina, piano piano. Sì, chiaramente ci hanno notato una serie di cose di eventuali, io insomma devo dire che insomma sono stata fortunata perché un po' li hanno rinviati a settembre, quindi li farò. Alcuni anche abbastanza importanti sono riusciti a farli perché comunque erano tra virgolette ordinati, quindi all'aria aperta, posti a sedere, numerati, per cui diciamo è stato possibile con tutto l'ordine del caso. Del caso. Altri sono privati, quindi con sempre con le precauzioni dovute riusciamo insomma un po' a cantare, sì. Bene, Angela, io ti voglio un po' presentare a chi non ti conosce, quei pochi, perdonami. Angela Nobile, d'animo, direi, ti vedo. Hai iniziato la tua carriera artistica da piccola, da bambina. Allora, in verità, piccola, un po'. Sì. Quando ero piccola ero un po' timida, quindi devo dire che dopo i 20 anni ho scoperto, voglio dire, ero piccola allora. Piccola, scusa, Quello paragono adesso, certo. Sì. Però lì per lì non mi sentivo piccola, anzi credevo di aver perso molto tempo senza aver scoperto prima questa passione. In realtà poi alla fine della serie è meglio tardi che mai. Certo. Per cui sono molto contenta che sia in ogni caso andata. Potevo anche non scoprirla, no? Essere stato molto bello. Infatti. Però vabbè, la musica ha fatto sempre parte della mia vita tantissimo. Perché ho sempre ascoltato musica italiana, anni 60, anni 70, sembrava viva, Giampano, Pino Lavanoni, tutti i grandi interpreti, cantautori tantissimi. O il Baglioni, tutti. La Bertè, tutti esclusioni, un po' per l'influenza appunto di mia madre, che mi fanno cantare io poi rivolta da sola per il genere musicale, cantavo tutta la donna, cantavo Giorgia, cantavo Mina, non mi rendevo conto del perché non riuscissi ad arrivare assolutamente alla loro tonalità, non sapevo come fare. Insomma. Aspettavo. Si inizia dal basso, eh. Però devo dire che alla fine tutto questo bagaglio inconsapevole di musica, i Beatles, Elton John, i Queen, eccetera, me li sono portati dentro e quindi poi alla fine si sono manifestati in qualche maniera. So che con Mina vorresti cantare anche una ninna nanna, è vero? Ma io Mina, guarda, io non sono una troppo smielata che si fa prendere dal fatto che il personaggio sia famoso, no? Nel senso che io l'ho incontrato tantissimi, belli, faccio la foto, tanta stima, sì. Perché credo che tutti quelli che arrivano a un certo punto, non è vero la raccomandazione, eccetera, secondo me c'è sempre un motivo. Magari non saranno bravissimi, però hanno un grande animo, hanno un grande cuore, viceversa, magari sono delle persone semi-orrende, ma sono di talento pazzesco. Cioè secondo me c'è sempre un vero motivo per cui qualcuno arriva all'apice. Certo. Quindi diciamo popolare, sono convinta di questo.
nel bene e nel male, per buoni motivi e per motivi meno buoni. Però nonostante ciò non mi faccio ammaliare da questo, ma dico sempre alla mia insegnante, al mio coach Barbara Camera e anche ai miei amici, sì, se io dovessi incontrare Mina, ecco, anche solo stringere la mano, no? Sì. Non cantare, cioè non vado, sì, io veramente potrei, cioè potrei anche piangere quando sento la pubblicità della team, sì, cioè se, anche solo che lei canti scivola, anche solo che dica scivola, già per me è già ti capisco, guarda, dai, intanto noi l'abbiamo detto, poi magari facciamo arrivare anche il messaggio, chissà, lei è poco social, però insomma, se vuole, può. Senti, mi piace adesso ricordare con te un po' dei palchi che hai cavalcato, no? L'esperienza in The Voice col grande zio J-Ax. Adoro. Cos'è stato? Bellissima esperienza, nel bene e nel male, perché chiaramente è più piccola, ma a parte questo poi è una realtà che per lì che non ti rendi conto essere magari momentanea, e quindi finisci per farti un po' prendere e coinvolgere, quando poi finisce, subisci, diciamo, chiamiamolo lutto tra virgolette, certo, per lì veramente lo vivi come tale, poi magari dopo 24 ore ti svegli, ti passa, e pensi, insomma, non fare la stupida, ecco, i problemi della vita non sono questi. Chiaro. Però lì per lì, chiaramente la delusione non è stata molta, ma devo dire che il bene che è stato in quei mesi, me lo sono poi portato negli anni tantissimo, un po' perché fa curriculum, diciamo. È vero. Un po' perché neanche meravigliose, tra cui J-Ax, che poi si è ricordato di me anche negli anni successivi, mi ha fatto aprire i suoi concerti tutte le volte che sono in Sicilia, delle cose che poteva benissimo fare. È stato molto grato quindi con te. È un signore, ha detto una confessione, cioè lascia che la sua immagine sia, diciamo, etichettata in un determinato modo, probabilmente perché ormai è quello il suo motto, certo, però in realtà è una delle persone più professionali, serie, rispettose, umili, è vero, ha aiutato me come ha aiutato tantissimi altri di noi. No, no, è un grande. A loro basta poco, no? Però ripeto, non è che lo voglio farlo tutti, e potevo anche non farlo, non era scritto da nessuna parte. Infatti, ti ha voluto, insomma, far crescere, e questo ne diamo atto, perché sei diventata veramente professionale al top, tant'è che hai fatto già uscire un album dal nome Acqua, giusto? Sì, a dicembre. A dicembre. Io il nome Acqua, ti faccio i complimenti, perché sono andata un po' a sentirmi le tue canzoni. Io non ci sto, ma che bella è! Io non ci sto, Io non ci sto, sì, io l'ho scritta io con Barbara Camera, sì, con la produzione di Vincenzo Cavalli, ci tengo a fare i nomi perché sono devi. Non soltanto amici, ma anche perché credo che poi ognuno di noi, se non è seguito, se non è guidato, aiutato, semplicemente appoggiato da qualcuno che ci crede in noi, in quanto noi stessi facciamo, certo, è ancora più difficile, quindi devo dare merito a chi lavora con me, che diciamo, quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto per me sempre insieme, non si può, magari la voce la faccio la mia, no? Sì. Siciliani, quindi, ma che bello, così, diciamo, radicati, erano tra di noi e con le nostre terre, insomma, proprio niente. E Io non ci sto, non fa parte di Acqua, perché è un lavoro che è nato, diciamo, prima dell'inizio dell'estate, sì, probabilmente farà parte di un altro album, di solito, perché stiamo lavorando. E mi puoi anticipare come si chiamerà, o è ancora top secret? È ancora top secret. Ok, ok. Perché l'album si compone di brani scritti da autori con un siciliano bravissimo, autore di Arisa, Renato Marrone, quindi voglio dire, un autore di tutto rispetto. I brani di Mario sì, ma non solo da voi, a livello direi nazionale, conosciuto. Sì, nazionale. Sì, sì. Cioè, per me è un mito. Sì, sì, sì. E quindi è chiaro che magari un album del genere ha il suo peso artistico, poi magari io semplicemente sto sperimentando altre cose che non so dove mi porteranno, sì, sto cercando il mio spazio, sì, spero di trovarlo, ma viceversa, viaggio molto ricco di esperienze, emozioni, e devo dire che io
difficilmente mi vendo delle cose che faccio, anche le cose che mi sono sì. Esatto, si vede, si vede. Serve, serve, si vede che hai del pepe dentro, quindi secondo me ce la farai ad arrivare dove vorrai, sicuro. E senti, raccontami, prima di arrivare al nuovo singolo, raccontami anche un po' l'esperienza ad Amici, che vabbè, non si è conclusa poi alla fine, lo so, adesso non voglio farti piangere, no, non no, è questo no, il mio no, obiettivo, no, non, però... cioè, devo dire che io mi sento già fortunata di aver fatto quello che ho fatto, eh beh. Perché comunque ha giocato molto anche la fortuna. Nel senso che sono brava ma come tanti altri e meno di tantissimi altri che magari sono rimasti così in camera. Cioè. Io un po' stretta e spinta dalla mia mamma coach per la camera, un po' perché in realtà lo volevo, ho fatto provini e poi alla fine poi andrò bene e poi andrò male. Con Amici non andrò benissimo, ho superato i primi step, poi magari servivano componenti che in quel momento non avevo. Adesso magari le ho perché ho una maturità artistica maggiore, ma non ho l'età per farlo perché poi c'è un limite, ma c'è un limite. Come, magari è giusto anche che sia la scuola e basta, no, quindi non, nessun rimpianto, beh, è stato però... bello perché insomma, ho cantato da un vestito che mi ha detto passi avanti, ok, anche Maria De Filippi, che comunque al tempo è piccola ancora 4 anni, sì. È stata una bella emozione, oggi non è più quello che a cui ambisco, perché ovviamente il talent ha i suoi pro, ma anche i suoi forti contro, è ben lontano dalla realizzazione artistica personale intera di una persona, secondo me, almeno per come l'ho vissuto io quando avevo 27 anni, che magari non ero matura, avevo mille paure, volevo assecondare solo le cose, le macchine, diciamo, che poi il talent ti dà, che è dalla vera emozione che quello che devo trovare. Oggi io sono un po' lenta nelle mie cose, quindi poi sono passati tanti, però appunto quelli tanti che esatto. Sono la musica quando ero già con la ricerca. Piano piano credo di aver trovato, diciamo, almeno la mia dimensione, poi magari non sarà quella di sempre, tra un po' cambiare strada di nuovo, non lo so, però per adesso ci sto bene. Stai bene e si vede e lo trasmetti, eh? Senti, e questo scialla, eh? Scialla, io lo uso sempre anche qua in Liguria, sai che io sono ligure, e di scialla, proprio, oh, che rende l'idea, no? Che bello è! È bellissima, scialla. Lasciare andare, no? Esatto. Perché è un po' quello che ti voglio dire, nel senso io sono una super emotiva, quindi attengo tante cose, anche gli umori degli altri che mi secondo, loro sono un serbatoio di scarti e non. E mi va bene, proprio saperli anche gestire per le loro cose, cioè, se sono tuoi, esatto. Se li tieni, se non sono tuoi, insomma, li mangi. Esatto. E così nell'amore, nell'amicizia, nel lavoro. Seriamente, invece sto provando intenzionalmente, concentrandomi, a prenderla un po' leggera. E in verità è una canzone super leggera, super estiva, non vuole essere assolutamente impegnativa, certo. Nella sua esistenza, ma sta sempre a significare, a indicare, se poi io la devo analizzare anche questa canzone, la mia, diciamo, incoerenza comica, perché sono più incoerente di quelli mai visti. Sì. E però non voglio vederla in un'accezione negativa, ma bensì il fatto che cambiare idea, mutare, adattarsi, può essere soltanto appunto una ricerca continua di qualcosa, no? Io certo. Non ho mai pace, proprio a casa mia mi dicono tu non hai mai pace, mai pace. Sei in continua, sì, iperattiva. In continua collisione, esatto. E quindi, se da un lato scialla vuol dire prendi la leggera, prendi la moda, rilassati, sì. In arabo vuol dire sperando in Dio, quindi ecco. Qualcosa di molto più enorme, ma che vuol dire la stessa cosa se ci pensi, perché prendi la leggera o comunque prendila come viene, poi se la vogliamo approfondire vuol dire, cioè, spera in Dio, nel senso lasciati andare a quella che è la volontà del tuo esatto. Dio, potrebbe essere Dio, sì, per sì. Me Dio, Gesù, certo, chiunque, il proprio Dio. Ma vuol dire quello, cioè, lascia che sia, lasciati andare agli eventi, certo. Cioè, tu non devi essere fatta la deriva, un minimo di intenzione di andare a chiaro, però accogliere quello che viene,
credo che quello che ci arriva sia sempre, arrivi sempre quando possiamo sostenerlo, cioè quando qualcuno, io piuttosto che, sa che tutto sommato ci deve essere, come ci dobbiamo veramente preparare. Poi anche dolorosa non si è mai pronti a vivere. Però fanno maturare quelle dolorose, ti parlo anche per mia esperienza. Sì, chiaro. Si vede che sei una bella persona, che hai tanto da dire. E poi complimenti per il video, questo video molto gitano, allegro, però comunque con del contenuto, come dici tu. Poi, i bambini sono una presenza intenzionale, voluta, perché secondo noi erano proprio, come dire, indiscutibili, cioè non c'è niente da dire. Ci stanno. Non c'è giudizio, non ci si può, cioè non puoi giudicare mai un bambino. Assolutamente. Non è bello, non è brutto, non è bravo, non è cattivo. Innocenti. È tutto quello che è più bello ci può essere. Quindi poi crescendo magari non sarà più così. Però in quel momento ancora, secondo me, sono una cosa più bella, più vera, che più pura. E gli animali, io poi ho una devozione per i cani, per gli animali in generale abbastanza forte. Quindi insomma, dai. Io aspetto con ansia il nuovo album, fammi poi sapere come sarà. Lo saprai. Grazie. E senti, grazie, so che a te, e so che stai lavorando anche a un progetto Rhapsody, mi dicono bene? Dei sì, Queen. Abbiamo già in scena questo musical, sì. Col tema, diciamo, con la musica dei Queen. E quando potevamo portarlo in scena, poi ci siamo dovuti interrompere, e quindi adesso insomma lentamente ripartiremo con le prove e speriamo quanto prima, quando sarà possibile, nuovamente di portarlo a piano. Bene. E ma poi nello specifico sono diciamo la cattiva. La regina cattiva della situazione, ed è un ruolo divertentissimo. E ci credo. La cattiva, non essendolo nella vita, o almeno cercando di non esserlo. È bellissimo. È bellissimo. Ti puoi anche vendicare, no? Tanto è un gioco. Sì. Posso sfogare, diciamo. Brava, esatto. Senti Angela, cosa vogliamo aggiungere? È una, dove ti possono seguire? Non lo so, oggi questa intervista così dinamica è bellissima. Mi sta facendo stare bene, devo dire, parlare con te. Altrettanto. Quindi, con voi. E quindi niente, per scaramanzia non si dice mai sono felice, sto bene, no? Uno evita di spiattellare. Brava. Però devo dire che in questo momento artistico io mi sento bene. Cioè mi sento nel posto giusto, tante volte mi sono sentita nel posto sbagliato, ovvero ciò che mi rappresentava. Adesso non era abbastanza, con tutte le paranoie che tutti i cantanti, tutti gli artisti, probabilmente tutte le persone, no? Sì. Cioè in questo momento, magari che dura adesso, prendiamo il telefono e succede una cosa per cui cambio idea, sì, proprio perché sono incoerente, devo dire che sono tranquilla, cioè mi sento nella strada verso la direzione giusta. Allora, mettiamola così. Bene. Quindi quello che posso dire è a tutti di non smettere di non accontentarsi, sì, ma cercare. Magari non troveremo mai, però secondo me, cioè, il solo fatto di cercare ci dà delle possibilità, degli stimoli, dei motivi di gioire, di essere soddisfatti, fieri di noi stessi, che secondo me essere fieri di se stessi, o perché si puliscono le scale, o perché si è presidenti della Repubblica, non importa, è vero. È importantissimo stare bene con se stessi. È vero. Dire, ho fatto qualcosa in cui ho creduto, ci ho messa tutto, ho fatto il meglio che potevo fare, anche se magari per qualcuno non sarà mai abbastanza. Però se per te è il meglio che potevi fare, ne sei convinto, secondo me è una soddisfazione bellissima. È vero. Infatti, prima per se stessi e poi gli altri, giusto? Ma ci arriva, e poi secondo me è abbastanza, come dire, conseguenziale. Esatto, conseguenziale, esatto. Anzi, permetti di aggiungere, fai selezione naturale, no? Sì, assolutamente.
Bene, Angela, io volevo ancora ricordare due cose. Volevo ringraziare la Newton Agency per questa opportunità e tutto il team, sì, che ci hanno dato. Spero di vederti prima o poi in Liguria o io in Sicilia, chissà, speriamo con questo Covid, mannaggia. E poi un'altra cosa, volevo ringraziare, non so se ti piacciono, ma oggi indosso degli occhiali Dolce Gabbana che mi hanno gentilmente offerti i miei amici dell'Ottica Santa Lucia di Chiavari. Ti piacciono? Bellissimi. Sono carini, fashion. Hanno tutte le margheritine e sono limited edition, attenzione, quindi insomma. Quindi sono per noi. Sì, sì. Io ti ringrazio e voglio che seguiate Angela Nobile su tutte le pagine social. Sotto un cielo di stelle ad agosto, con il sole che mi porto addosso, sento il vento sulla pelle, ma tu faccio un passo falso e non ci sei più. Tutto scorre, l'estate mi scappa, vorrei fossimo sopra una barca. Io ti sento nessuna, ma tu soffri il mare, ti ho lasciato giù. Di un'estate perché lei mi allontana da te, preferisco il novio in un bocale che compromette per sempre il cuore. Sto cia la 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 la, io sto cia la 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 la, io sto cia la la la, cia la la la, cia la 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 la. Quando parli la pista si esalta,